avete crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins. Link e codice coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Joey Spot dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Higuain nella sua versione TOTS con 98 di rating. Carta con il rating più alto per la nostra Serie A. Ma prima di continuare vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, arrivando almeno a 70 like. E se vi va, commentate questo video e condividete ragazzi. Il primo pro secondo me è la velocità. Non è un fulmine, però ragazzi è abbastanza veloce, 89 in generale con 86 accelerazione e 91 velocità scatto. Riuscirà facilmente a superare i difensori centrali con 75 di velocità. Avrà qualche difficoltà con terzini molto veloci, però devo dire tutto sommato per me velocità in questo caso un pro. Altro pro il tiro, abbiamo 99 in generale, 99 posizionamento, 99 finalizzazione. Si sente la finalizzazione ragazzi, sotto porta difficilmente sbaglierà. Naturalmente può capitare un tiro su 5, due tiri su 6 di sbagliarla, ma è normale ragazzi, perché c'è anche un portiere, quindi può anche parare il tiro. La potenza da tiro e il long shot sono veramente interessanti e dalla distanza un tiro preciso. Tiro a giro anche interessante con un 92 in effetto, che diciamo lo aiuta tantissimo anche sui pallonetti. I calci piazzati invece sono discreti. Dribbling altro pro, peccato però per le tre stelle skill che diciamo non sono proprio un contro evidente, perché comunque ha un'agilità buona, il dribbling puro è buonissimo, infatti potrete saltare tranquillamente gli avversari anche senza le quattro stelle skill. Altro pro, passaggio, 91 in generale, fornisce anche tanti passaggi utili per la squadra e per l'azione da gol. Il fisico per me non è un pro, anche se ha valori alti come il 94 in resistenza, 99 forza. Devo dire quella forza non si sente perché l'equilibrio è un contro evidente. Quel 71 penalizza tantissimo la sua forza fisica. Resistenza devo dire buona. Aggressività 64 giusta. Colpo di testa in generale 93, è un colpo di testa secondo me buono che non è proprio un pro. Work rate alto medio. Altezza 184 cm, piede preferito il destro, 4 stelle piede debole, che sono per me un pro. Di sinistro sa far tiri e assist precisi. Come alternativa vi dico Suarez, tra le leggende Bergkamp nella nazionale nero, nella Lega di Bala del stesso livello, Lewandowski. Il 95 è un Continental Man of the Match, il 93 è il FIFA, 89 base. Non vi cito le altre versioni perché sono davvero tante. Io ho provato il 93, il 95, l'89 e l'88. Rispetto al 95 si sente la differenza. Vi consiglio uno stile intesa che vada ad aumentargli l'equilibrio e se proprio volete la velocità. Come altro contro il prezzo, perché questa carta costa all'incirca 540.000 crediti, il 95 290.000 crediti, l'89 23.000 crediti. Prezzi per PS4 e devo dire è un prezzo per me troppo elevato. Se scende sotto i 500.000 crediti allora ci potete fare tranquillamente un pensierino. Ma per me questa carta rimane una carta che vi consiglio di provare se avete i crediti. Dunque, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 9,5. Ragazzi, se lo merita, l'ho provato in Weekend League, mi ha fatto tanti gol, come avete visto nella schermata iniziale, e devo dire è una carta che consiglio nonostante il prezzo sia un contro. E ditemi cosa ne pensate nei commenti di questa carta se l'avete provata. Dunque ragazzi, vi invito ancora una volta a lasciare un mi piace, un commento, una condivisione e io vi saluto. Ciao belli!